Salve a tutti, questo è il nuovo Mitra a pallini della Villersoft, il Mecco. Vabbè, il V66 che era dal Mecco, poi costava il mese. 9 euro è costato. È un'arma che si carica ad ogni colpo. E che però per 9 euro spara molto lontano, anche se è un monocolpo. Allora, qui c'è la sicura. C'è il caricatore che se si tira il giusto coso si blocca e mediante questo pulsante si sblocca. Infatti per caricarlo basta bloccarlo, metti qua e si sblocca. Per togliere il caricatore c'è il pulsantino qua. Come vedete, questa è un'arma molto compatta, si carica tramite questo carrello sopra. Si può carare, si carica molto facilmente, vedete, si tira tutto il carrello. È un'arma che spara ad otturatore e un attimo, otturatore aperto, perché se io carico tante volte i pallini cadranno dalla canna perché ne carica tante volte. E poi vi spiegherò la differenza, vabbè, in un altro video. Un'arma molto compatta, molto facile da caricare. Allora, non è che buio, si vede? Sì. Carica 23 colpi. Basta metterli molto velocemente. Si può usare anche il BB loader, non me lo trovo più. Merda. Ha un caricatore molto ampio, spara molto rapidamente, visto che si carica da sopra. Questo è il caricatore pieno, basta premere il pulsante per accenarlo, ora è pronto. Non perdete. Ora, visto che è un'arma che spara da otturatore aperto, basta tirare e il primo colpo entra in canna. E io, vedete, più tiro, più pallini... Mira qua vicino. Io più tiro, più pallini cadono, perché è un'arma che spara da otturatore aperto. Quindi se io... Aspetta. Carico tante volte. Vedete che questi pallini cadono. Tranne uno che rimane sempre in canna, che... Dove cazzo lo spara adesso? No, ho paura di rompere la cassa. No, scherzo. Vedete, avete fatto tutto. Quindi questo è il Mac Airsoft. Vedete, sta anche figlia solo. Della via Villa Soft. E via.